Io ho detto, comunicato che sarà approntato uno sportello apposito allo sportello unico quindi alla serie di uffici che è l'interfaccia utente del Comune di Arezzo nei confronti dei cittadini uno sportello dedicato in questo caso a questo referendum ma siccome ce ne sono anche altri pendenti ai referendum perché secondo me è preciso dovere di un'amministrazione comunale dare risposte in, senso, in questo senso ai cittadini cioè informarli di quali sono i referendum in corso, quali sono i quesiti posti se si vuole, anche quali sono le posizioni reciproche di chi vuole il referendum approvato e chi non lo vuole approvato, e comunque rendersi disponibile per raccoglierne la firma. È questa la risposta del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli all'interrogazione in Consiglio Comunale da parte del consigliere 5 Stelle Massimo Ricci. Che chiedeva quali sarebbero state le azioni del Comune di Arezzo riguardo il referendum abrogativo sulla legge regionale della sanità, che è stato dichiarato ammissibile dal Collegio di Garanzia del Consiglio regionale lo scorso 31 luglio. E non ho cambiato opinione sull'argomento e ritengo che la riforma introdotta dalla legge regionale 28 non possa che portare un documento alla sanità retina. Proprio nel corso della prima conferenza dei sindaci presieduta dal sottoscritto in qualità di sindaco del Comune Capoluogo, il dottor Desideri ci ha ricordato che la Toscana è la regione che ha il sistema sanitario più referenziato in Italia, è la prima in Italia per qualità dei servizi, e che all'interno della Toscana Arezzo risulta essere la città che ha il miglior sistema, la provincia di Arezzo, il miglior sistema sanitario in Toscana, quindi siamo i primi in Italia. Allora io dico, io dico, con chiunque ci mettiamo insieme, la nostra eccellenza non potrà che stemperarsi in un servizio decisamente peggiore rispetto a quello attuale, quindi la mia idea è stata quella in campagna elettorale rimane quella da primo cittadino di abrogare la legge e di proporne un'altra, chiedere al, pre, al presidente Rossi di proporne un'altra che non introduca questa, questo concetto di area vasta. Mi è stato anche chiesto di fare da capofila per i comuni della provincia di Arezzo. Per diciamo così, introdurre questo discorso relativo ai referendum, alla loro pubblicità, alla loro veicolazione presso i cittadini. Ecco, il Sindaco di Arezzo lo farà, ma dubito che sarà seguito da una gran parte dei sindaci di centro-sinistra della provincia di Arezzo che evidentemente non sono tanto d'accordo con eh, l'abrogazione della legge regionale e che quindi penso che ora non faranno ostruzionismo perché siamo tra galantuomini, però non faranno quella pubblicità che secondo me invece è doveroso fare in ogni caso. Però lo farò, cioè manderò una circolare a tutti i miei colleghi sindaci della provincia di Arezzo chiedendo loro di fare opportuna pubblicità sulla eh, opportunità per i cittadini di votare il referendum.